Bentornati amici, in questo video andremo a scoprire un noto programma della Tenorshare che ci permetterà di andare a recuperare qualsiasi tipo di file cancellato dal nostro hard disk o da un supporto di memoria esterno, il tutto nel giro di pochi minuti. Allora, siete pronti? Sigla! Il software che vedremo tra pochissimo è disponibile sia per Windows che per Mac. È sicuro, dato che non va a sovrascrivere nessun dato, ci viene garantita la privacy e quindi che nessun nostro dato verrà salvato. Inoltre, all'interno del software è presente un'opzione che ci permette di andare a riparare sia le foto e i video che non si aprono. Voglio solo ricordarti che il software è gratuito sia da scaricare che da utilizzare per la scansione, solo che una volta trovati i file che vorremmo recuperare dovremo andare a comprare una licenza. Questo ci permette di verificare in anticipo, prima di pagare, se riusciamo a trovare quello che stavamo cercando. Da un qualsiasi browser sul nostro computer andiamo su 4dig.tenorshare.com oppure clicchiamo direttamente sul link che trovi nella descrizione del video. Una volta nel sito, andiamo nella sezione Download e scegliamo se scaricare il Data Recovery per Windows o per Mac. Una volta installato ed aperto il software, ci ritroveremo questa schermata con tutte le memorie collegate o presenti nel computer. Quindi parliamo anche di micro SD, SD, pennette USB e qualsiasi altro tipo di memoria. Ora non dovremo far altro che scegliere da quale memoria andare a recuperare i file cancellati. Io per esempio sceglierò il volume D. Proseguo quindi andando a trascinare il mouse sulla memoria in questione e premendo su scansione. Continuando, dovrò scegliere quali tipi di file andare a recuperare. Io per esempio voglio solo foto e documenti e premo su scansiona tipi di file selezionati. Adesso non mi resterà che attendere. Da come si nota subito, l'interfaccia è davvero intuitiva. In basso possiamo vedere a che percentuale della scansione siamo arrivati, quanti file sono stati recuperati, la memoria che occupano, e in alto abbiamo i file divisi per cartelle, ma avremmo potuto dividerli anche per tipologia di file andando nella sezione Vista File. Terminata la scansione, nella vista d'albero ci ritroveremo i file recuperati divisi in quattro categorie o cartelle. I file cancellati, dove ci sono generalmente tutti i file che abbiamo recuperato. Quelli con il percorso non riconosciuto, altri con il nome del file non trovato e quelli file con tag, che sono file dove il nome non è stato trovato ma a cui il programma ha dato un nome in base a determinati criteri. Sia che siamo nella vista d'albero o nella vista file, premendo su ciascun file recuperato potremo vedere in alto a destra l'anteprima. E se siamo riusciti a trovare ciò che ricercavamo per recuperare tali file, potremo premere sia manualmente su ciascuno di esso oppure selezionare direttamente la cartella che li racchiude, come per esempio voglio recuperare tutte le GIF o tutti i file SVG. Mentre nella vista d'albero sarebbe stata la stessa cosa. Se volessi recuperare tutti i file con tag, dopo averli visionati, premerò sulla spunta alla sinistra della cartella. Ora in basso a destra avrò il riepilogo complessivo con tutti i file e la memoria che occupano e non dovrò far altro che cliccare sul recupero. Scelgo la zona di destinazione, io opterò per desktop, e potrò scegliere se recuperare tutto direttamente lì, se creare una nuova cartella, oppure se includere la cartella in cui si trovano i file in questo momento. E vado sul recupero. Come ti dicevo prima nel video, è possibile andare anche a riparare foto e video che non si aprono. Infatti, nel momento in cui ho cliccato su recupera, mi viene chiesto se voglio solo recuperarli o se voglio anche ripararli, solo che in quest'ultimo caso il tempo impiegato sarà maggiore. Io sceglierò solo recupero ed ecco che l'operazione è iniziata.
Una volta completato il tutto, avremo nuovamente i file cancellati a nostra disposizione e potremo in qualsiasi momento effettuare una nuova scansione oppure andare a riparare foto e video che non si aprono utilizzando le due opzioni nella home page del software. Come test ti mostrerò come riparare una foto, ma il funzionamento per i video è praticamente identico. Clicco sulla relativa opzione e premendo qui scelgo le foto che voglio riparare. Io utilizzo la demo per praticità ed ecco che queste tre foto danneggiate, premendo su riparazione, verranno sistemate in un batter d'occhio ed ecco che si possono aprire. Così come per il recupero dei file, anche in questo caso vado a scegliere manualmente le foto da salvare oppure le seleziono tutte con l'opzione in alto a destra e clicco su esporta. Scelgo la destinazione dei file e riconfermo premendo su esporta. E cos'altro aggiungere? Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettermi un like e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Io ti aspetto nella prossima guida. Ciao!